19esima sagra del formaggio a Santo Stefano Quisquino, sindaco, si rinnova questo appuntamento che vede la promozione del territorio dei prodotti tipici locali. Sì, abbiamo cercato di riprendere già da qualche anno questa bella iniziativa e devo dire con un pizzico di orgoglio abbiamo dato continuità, perché noi riteniamo che fondamentale sia la programmazione. Quest'anno già col calendario unico degli eventi abbiamo programmato l'iniziativa già dal mese di febbraio. Siamo stati presenti ad Agri Travel a Bergamo e a Fa la Cosa Giusta a Milano per poi dare, diciamo, lo sfogo finale con questa iniziativa che vuole essere, come hai detto ben tu, un momento di promozione del territorio. Le nostre eccellenze casearie sono, diciamo, i nostri prodotti leader, i prodotti che non possono essere dimenticati. Quest'anno a maggior ragione due delle nostre aziende hanno vinto il miglior pecorino DOP e quindi una buona programmazione ritengo sia fondamentale per avere una vetrina turistica importante. Noi, e tu lo sai bene, stiamo scommettendo tanto sul turismo ambientale, sul turismo relazionale e le nostre eccellenze lattiero-caseinarie la fanno la padrona e quindi in questo momento importante anche di grave crisi economica dare un sospiro e un supporto alle nostre aziende lo abbiamo ritenuto importante. Lo abbiamo fatto per il quarto anno consecutivo dal mio insediamento, cercheremo di farlo il prossimo anno, l'ultimo anno di amministrazione comunale per quanto mi riguarda, e quindi abbiamo dato una continuità alla manifestazione. Io ritengo che programmazione e organizzazione vanno di pari passo e una buona programmazione poi va a coincidere con il risultato finale e io credo che le presenze di questa mattina vanno in questa direzione. Sindaco, quest'anno si sta puntando anche nella promozione dei dolci prodotti con la ricolta, quindi con i formaggi. Sì, perché l'evoluzione del mercato ha imposto determinati meccanismi. La ricotta ora le nostre aziende la veicolano con la crema di ricotta come prodotto finito. La crema di ricotta del nostro territorio, dell'area dei Monti Sicani, perché quando io parlo di prodotti di eccellenza parlo dell'area dei Monti Sicani, non solo della nostra Santo Stefano, è un prodotto ormai ricercato non solo negli ambiti regionali ma negli ambiti, oserei dire, europei. E permettetemi di dire che un cannolo con la crema di ricotta di Santo Stefano ha una marcia in più e per questo abbiamo voluto anche coinvolgere le pasticcerie locali, abbiamo coinvolto i ragazzi del cookie show, abbiamo coinvolto due maestri pasticceri del panorama regionale, il maestro Cappello, il pluripremiato maestro Cappello e il maestro pasticcere albanese dell'area dell'Agrigentino, quindi due nomi di rilievo che sicuramente daranno un là in più alla nostra sala del formaggio e ai nostri prodotti lattiero-caseari. Questo in coerenza con quanto abbiamo programmato negli anni passati. La presenza di Fiasconaro, di Santi Palazzolo, di Cappello, di Potenzano, di Albanese sono anche momenti per poter veicolare i nostri prodotti fuori dagli ambiti comunali. Santo Stefano Quisquino non è soltanto prodotti tipici ma è anche accoglienza. In questi anni si è fatto molto per cercare di accogliere più gente possibile e poter far conoscere il territorio, l'eremo della Quisquina e tutto il territorio qui. Sì, ti dicevo nella premessa che noi abbiamo scritto chiaramente nel nostro documento unico di programmazione amministrativo, noi abbiamo fatto una scelta di campo, scommettendo, stiamo cercando di scommettere tantissimo su quei segmenti turistici che secondo noi sono i segmenti vincenti, stiamo scommettendo sul turismo relazionale, sul turismo ambientale e sul turismo religioso. Per questo l'itinerario Rosalie, per questo l'albergo diffuso Quisquina, per questo momenti come quello di oggi, la sagra del formaggio, la 19esima sagra del formaggio e dei prodotti tipici stefanesi, sono momenti importanti, straordinari per veicolare il nostro territorio. Aggiungo anche che abbiamo avuto finalmente anche la candidatura del Giovani in Festa e il prossimo 2018 sarà anche un momento importante per accogliere tanti giovani provenienti da tutto il territorio regionale, perché avrà una valenza regionale, e poter anche accogliere questo momento di partecipazione organizzato dalla diocesi di Agrigento.
Presidente, è una tradizione che si rinnova. Santo Stefano promuove i propri prodotti, li fa conoscere a quasi tutta la Sicilia, che oggi vedo rappresentata bene tra le vie di Santo Stefano Quisquina. Sì, grazie della domanda, e vedo che andiamo di bene in meglio. Cioè, voglio dire che da 3 anni che abbiamo ripreso questa tradizione, questa sagra, e l'afflusso è sempre maggiore. Ciò vuol dire che funziona, che il prodotto è apprezzato, e la finalità proprio nostra, le finalità dell'amministrazione sono queste, di fare riconoscere il nostro prodotto tipico, che è il formaggio, e dico tutti i prodotti caseari, e anche i prodotti che vengono dalla lavorazione, con la pasticceria. Quest'anno abbiamo tutte le pasticcerie di Santo Stefano che hanno fatto rete, hanno stabilito un prezzo per il cannolo, questo a dimostrare che il prodotto è unico, perché dicevo il prodotto deve essere riconosciuto, e l'unico modo per tutelarlo è questo, perché nel mercato globale un prodotto di nicchia proprio si deve riconoscere per, questo lo dico sempre, bisogna difendersi dalle agropiraterie, tanti spacciano il nostro prodotto con altre cose che non sono, che non hanno la stessa valenza, e quindi ripeto, questa sagra, al di là dell'aspetto folcloristico che ci sta pure, le finalità sono queste, cioè definire un prodotto, farlo riconoscere e valorizzarlo, e vediamo con piacere che è molto apprezzato. Questa sagra non è altro che il suggello di una serie di attività che abbiamo posto in essere di concerto con l'amministrazione comunale, che per la prima volta, devo dire, è riuscita a mettere assieme gran parte dei produttori di qualsiasi settore, perché questa non è solo la sagra del formaggio, come cioè dall'idea originaria con cui era nata, ma è diventata la sagra di una serie di prodotti e buoni in Santo Stefano, tra cui citerei su tutti i grani antichi di Sicilia, che è una novità assoluta per la nostra zona, e la carne, i salumi, le conserve, e anche produzioni a piccola scala come il miele, le mandorle. Quello che si produce a Santo Stefano ha sicuramente un'importanza, perché è un prodotto genuino, coltivato come si faceva nei tempi antichi, diciamo, e riscuote abbastanza successo per questo motivo, perché è un prodotto ancora fatto come si faceva anticamente. Noi come amministrazione guidata da Francesco Cacciatore abbiamo puntato tantissimo sulla sagra e sulla bellezza del nostro, promuovere la bellezza del nostro paesaggio. Non so se voi avete fatto un giro per il paese, è un vanto di questa amministrazione quella di avere un paese veramente pulito, bello e pulito. La sagra per noi è un momento importante di promozione dei nostri prodotti, delle nostre aziende e di coloro che lavorano nelle nostre aziende per produrre quello che è la bellezza del nostro frutto, cioè il frutto del formaggio, della ricotta e di tutto ciò che praticamente si aggira e gira intorno al latte. Presidente, il GAL è presente anche a questa manifestazione per promuovere il territorio e i prodotti. Sì, il GAL è presente laddove c'è promozione del territorio, appunto come hai detto. Questa è un'importante iniziativa, grande merito all'amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina, al suo sindaco, a Francesco, è veramente notevole. Si mettono in mostra oggi le capacità che ha il nostro gruppo imprenditoriale agricolo, diciamo, che lavora sull'agricoltura e sugli allevamenti, e dimostra a tutti come noi siamo in questo territorio dei Sicani in grado di mettere in campo tutte le nostre eccellenze. Questo è un importante sviluppo, un importante volano per lo sviluppo della nostra economia. Speriamo che altri esempi in altri campi ce ne siano. Noi come GAL, nella nuova programmazione che avvieremo fra poco, appena cioè avremo il decreto di finanziamento, siamo già utilmente collocati in graduatoria, mi dicono che entro giugno avremo il decreto di finanziamento e inizieremo la nostra grande attività negli anni che ci restano, nei 3-4 anni, per poter essere importante strumento per lo sviluppo del luogo e dei nostri concittadini. Sì, ho accettato l'invito del sindaco di Santo Stefano molto volentieri. Oggi più che presenteremo questo dessert che
composta da un pan di Spagna al pistacchio, una ricotta resa molto leggera, quindi questa crema leggera, non la chiamiamo mousse perché siamo italiani e comunque abbiamo la nostra cultura, diciamo, del dos, cioè del dessert. Poi abbiamo usato della bagna di arance, e chi meglio dei siciliani hanno questo prodotto. Abbiamo usato dell'uvetta macerata nel moscato di Pantelleria, quindi abbiamo messo dentro il territorio, tutto sommato preparando un dessert della tradizione reso sicuramente più leggero. Sì. È una sagra questa che vede sempre più persone, quindi nonostante qualcuno voglia probabilmente dire che è una sagra in declino, invece in realtà qua i fatti ci dimostrano che è pieno di gente. Soprattutto noi come Slow Food invece vogliamo cercare di, oltre alla realizzazione della sagra come persone, come numero di persone, più che altro puntiamo alla valorizzazione del prodotto, perché che Santo Stefano, comunque i Montesicani in generale, ma soprattutto il paese di Santo Stefano Quisquina, dà Natali ai migliori formaggi e soprattutto a una fine ricotta. Sulla ricotta noi ci stiamo lavorando cercando di inserirla in un paniere di Arca del Gusto, o se riusciamo a farla inserire come presidio. Tra le attività della condotta, quali sono i prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti naturalmente sarà la sagra della pesca, invece è un appuntamento molto importante che viene per riflesso dalla condotta, sarà una presenza nostra a San Pietroburgo, quindi io sarò il responsabile della cucina allo SPIEF a San Pietroburgo, quindi il 21° forum internazionale degli economisti. Un'altra occasione, dico, per promuovere i prodotti. Certamente, sicuramente si porterò i formaggi nostri, la ricotta purtroppo essendo fresca magari la porterò come semilavorata, quindi dolce, e poi porterò diversi presidi della Sicilia.